Quindi sindaco, mi viene difficile intervenire dopo l'accorato intervento del mio amico consigliere Massimo Iordice e soprattutto dopo la dichiarazione, se era necessaria, del consigliere Mariano della convocazione all'opposizione del Partito Democratico, partito che ha partecipato al voto del collegio elettorale. E allora io mi voglio soffermare su alcuni passaggi. Io ricordo che nell'immediatezza del 23 marzo le due dichiarazioni erano tutte mirate al fatto che tu non avevi un problema politico, non era vero che tu non avevi la maggioranza, ma che le tue dimissioni passavano attraverso un atto di responsabilità, verso un gesto scellerato fatto da un manipolo di soggetti. Poi apprendiamo che in realtà prima del rinvio delle tue dimissioni c'è stato un documento ufficiale che ha sancito un accordo della tua presente maggioranza. Oggi il consigliere Monaco ci dice che sono stati presi in giro, che sono stati presi in giro, perché i fatti sottoscritti in quell'accordo non sono stati rispettati. Quindi a questo mi piace prendere atto, sono stato bocciato per dire che non è un problema politico. Ma soprattutto quello che volevo dire al consigliere Monaco, io penso che dopo un anno di sigillamenti fatti da questa maggioranza dobbiamo dire basta, perché si è stati bravi tutti nell'immediatezza del 23 marzo di dire facciamo gli interessi della città, gli interessi dei cittadini, facciamo in modo che possa ricadere su questa città ogni bene. E allora mi devi dire, caro sindaco, se ogni bene significa dare incarichi per acquistare consiglieri comunali, che la città paga, se significa nominare un CDA di ambiente, revocarlo, rinominarlo, metterci a capo uno che non aveva presentato la domanda di termini previsti. Diciamo che veramente guarda, adesso ti parlo da cittadino e non già da consigliere comunale, e che è opportuno che sia anche il momento di mettere un punto a questa situazione, caro sindaco Gaspara. Non voglio parlare al sindaco Gaspara, voglio parlare all'uomo Enzo. Io ritengo che non ti sorbito il ruolo di colui che cerca a tutti i costi di stare su quella fortuna. Non è da ultimo, ma tu mi dissi, e non ho problemi a renderlo pubblico nelle interlocuzioni che tu hai avuto con i partiti su quello che ti sei fatto, libera di dare un sapore, la città ti considera una persona per bene, non hai bisogno di circondarti le persone di cui ti sei circondato. Purtroppo la tua scelta è stata in senso contrario. Oggi entro, io credo che tu sia arrivato il momento di dire basta, di staccare la Cina. Ricordo ancora le tue parole quando dicevi, me ne ha fatta ricordare il mio amico Massimo, nel momento in cui non avrò più la mia maggioranza, la maggioranza uscita dalle elezioni, non cercherò appoggio a nessuno se non il fatto di tornare alle urne. E allora ti dico molto lontane. Tieni conto di una cosa, nessuno di noi vuole un commissariamento di questo comune pronto anche 8 mesi, 10 mesi, la scelta dei commissari che ad oggi presenti sul territorio la conosciamo, ma non siamo disposti
oggi mi ha privato e ha portato un punto con tutte le portature del caso. Vedi una commissione dove viene portato l'inviato il punto al Consiglio Comunale senza il numero legale. E ci viene detto, ma la commissione ha solo un parere consultivo. Perché facciamo le commissioni e prendiamo i soldi dei cittadini allora? Eliminiamole. Non abbiamo bisogno di questi corsi, dei corsi di 5.000 e passa euro da aziende private perché i cittadini partecipano alle riunioni delle commissioni. Non abbiamo bisogno di spendere, abbiamo bisogno di creare per questa città. E oggi tu non hai nulla di per creare. E tu per il Consiglio Comunale puoi spiegare alla gente che non lo dovrà lavoro, perché qualcuno ti dice che è stato riferito che tutto lo dovrà lavoro. Non mi sembra che tu non possa produrre lavoro. E non mi sembra che per il caso che ti faccia una bruttatura da parte di questa maggioranza senza interrompere con l'opposizione e senza entrare nel vivo dell'argomento. Noi ci troveremo a dover approvare un pacchetto chiuso, preconvenzionato, senza poter dire quello che intendiamo fare. Io mi ritengo che ciò non lo meriti la città di Latona. Ritengo che oggi sia arrivato il momento in cui tu dichiari che non hai più la tua maggioranza e pertanto tu devi prendere